Allora, facciamo una bella pausa. Ciao polletti bellissimi, bellissimi signori, bellissimi uomini che state qui raccolti davanti a me a vedere questo fantastico video di questa fantastica persona che voi conoscete come Electric. Oggi siamo qui per capire quanto possa fare la differenza un buon pasto. Vi piace la mia nuova armatura? È l'armatura degli Zora, questa mi fa nuotare più veloce. Quindi oggi non ci servirà a niente, questo è il punto. Siccome ho appena preso l'ultimo pezzo di questa armatura, lo stavo sfoggiando. Comunque siamo qui perché per farvi vedere la differenza, l'importanza che ha la cucina in questo gioco. È molto simile a Final Fantasy XV in questo senso, perché è davvero importante la cucina. E se vai a sfidare una bestia satanica dalla potenza assurda, con un buon pasto puoi davvero fare la differenza. Quindi la cucina qui è molto semplice, per chi già sta a giocare a questo gioco. Qui ficchi dentro due cose dentro il pentolone. Adesso l'ho detto così in dialetto. Ficchi due cosette dentro il pentolone e viene fuori qualcosa. E ogni cosa ha i suoi attributi particolari. Come questo dice: ingrediente molto piccante, fanno aumentare la temperatura corporea, quindi resistere al freddo. Quindi tu sai che se metti questo ingrediente in un pasto avrai dei pasti più o meno come questi, che ti fanno resistere al freddo. Vedete, questo sopporta ben due livelli di freddo, del livello 2. Ma noi adesso che cosa ci serve? Dobbiamo andare ad affrontare una bestia satanica, quindi ci servono cuori. Io ho potenziato soprattutto il mio vigore, che come vedete ha ben due cerchi verdi, perché proprio perché esistono questi materiali che ti potenziano in modo cazzutissimo i cuori. Infatti adesso andiamo a provare a mettere il cuoranello grande, ne mettiamo ben 4, quindi conta molto la quantità di roba che tu metti dentro di un solo ingrediente, perché aumenta quella particolare cosa di tanto, ok? Quindi adesso vogliamo aumentare di tanto i cuori e la mettiamo insieme a un pezzo di carne XL. Buttiamo il tutto dentro il pentolone. Una cosa nuova, perché 21 cuori, carne al cartoccio Vivax. Io adesso avrò i miei 6 cuoricini stupidi e inutili più altri 21. Vi rendete conto? 21 cuori. Poi per ammazzare questa bestia rara vorrei utilizzare qualcosa che mi aumenti l'attacco. Quindi c'ho l'orata, questa qua in particolare aumenta l'attacco. Si prende lungo le coste marittime, 1, 2, 3, 4. E la mischiamo insieme a, non so, a un funghetto, così alla buona. E tutto dentro. Oh, e questo aumenta l'attacco di livello 3, quindi fa proprio il caso mio. Poi adesso ci vuole anche qualcosa che aumenti la difesa, ma questi ovviamente li intercambi. Se mangi quello che ti aumenta l'attacco e poi mangi quello che ti aumenta la difesa, si elimina l'altro, insomma. Però è soltanto per dimostrarvi di quanto cambia la faccenda, perché cambia davvero tantissimo qui la cosa. Quindi 4 funghi di questi qua che aumentano la difesa, in modo da ottenere un piatto che aumenti la difesa di livello 3. E già soltanto con questi 3 pasti possiamo tranquillamente andare verso, appunto, dove dobbiamo andare. Quindi devo equipaggiare un attimino la mia armatura da scalata, che mi fa scalare più velocemente. Noi siamo appena sopra la zona iniziale, qui dentro questa arena qui, c'è un Linel, si chiama? Linel? Ci dovrei avere una foto, eccolo, questa qua. Questa bestia qua, cioè, che si chiama, eccolo qua, Linel, stavo dicendo bene, vedete c'è il compendio, e può droppare queste 3 cose: corno di Linel, zoccolo di Linel, ce ne frega. Bello che può droppare anche delle frecce elementari e anche delle belle armi, niente male. Quindi adesso, già che ci siamo, vedete, io ho preparato anche delle pozioni, delle cose che mi fanno andare più veloce. Vediamo quanto ci può far andare veloce questa faccenda. Questa di livello 3, questo si fa ad esempio con le lucertole, cioè si fa per fare le pozioni, tu mischi degli insetti a dei pezzi dei mostri, guardate quanto corro veloce. Sono matto. Quindi tu mischi insetti e sta robaccia con pezzi di mostri e ci tiri fuori le pozioni. Invece col cibo, appunto, ci tiri fuori il cibo. Adesso facciamo un po' di salti per accelerare la faccenda. Ok. Dai, quanto ti ci vuole ad arrivare? Ma qui su in cima ci sono mai andato, a proposito, perché proprio questo gioco è un macello. Dovevo andare a fare una cosa per questo video, ovvero entrare dentro quell'anfiteatro. Invece dove sto andando? Qui sopra, perché mi sono incuriosito. Perché è sempre così, perché di solito ne vale sempre la pena. Sì, qui ci sono stato perché c'è sta il tizietto col coso, quindi sì. Ci sono già stato qui. Sì, infatti guardate, qui ce n'è un altro, il tizio di quelli con i semini. E questi bisogna trovarli per aumentare la capienza del tuo spazio. Comunque sia, qui dentro c'è il Linel, ok? E noi per ammazzare il Linel, innanzitutto ci andiamo a mangiare il nostro pasto che aumenta tutti quei cuori, che erano 20 e passa cuori, minchia, 21 cuori, li vedete? Guarda quanti cuori!
Delicious, delicious. E dopo questo bel passo ce ne prendiamo uno. Anzi, prima vi voglio far vedere quanto mi toglie un Lynel. Infatti ho sbagliato a usare il passo per i cuori, però va bene. Dove sei, Lynel? Cavolo, ora ricordo, qua già l'avevo ammazzato. Fischia, fischia, mizzica. Che figura. Andiamo in un altro posto dove mi sono segnato che c'è un Lynel. Teletrasporto, ora. Ecco, ci siamo qui, è anche freddo, quindi siccome è freddo mi devo pure mangiare qualcosa che mi aiuti per il freddo. Quindi ci prenderemo questa pozione al volo. Difesa al freddo per ben 11 minuti, che non ci serve. Link, ma ti rendi conto della figuraccia che ho fatto? A proposito, mettiamoci anche l'armatura per combattere tosta. Perché questa è la tunica del campione, che è quella che ti danno nella storia, proprio perché fa parte della storia, che è quella proprio del gioco. E riuscirò così anche a vedere gli HP del mio nemico, perché questo te lo permette proprio questa tunica. E da che lato mi sono buttato? Dal lato sbagliato? Mi sa che era di là. E vabbè, faremo il giro della montagna così. E poi non ho neanche controllato. Che armi ho? Che armi ho per sconfiggere Lina? Ah, questa è un'arma proprio del Lynel, pensa. Perché no, è quello che ho ammazzato prima. A proposito, è forse proprio quella che userò per sconfiggerlo, quello zozzo. Così impara. Allora, qui ci sta dei lupi, sotto di voi ci sono delle bestie. Pensano di mimetizzarsi in mezzo alla neve. Non so se riuscite a vederlo, ma laggiù c'è una sorta di piana verde dove finisce la neve. E lì dove ci attende un altro Lynel, se si pronuncia così. Spero che si pronunci così, perché se no vuol dire che lo pronuncerò per sempre male. Eccolo laggiù, io riesco a vederlo. A questo punto gli atterrerò in testa, se il vigore me lo permette. Perché è parecchio che voliamo. Infatti sta per finire. Gli atterrerò in testa con un attacco volante. No, il vigore sta per finire. Giusto in tempo. Yes. Ciao ragazzo, come va? Sì, un attimo. Una cosa per volta. Vabbè, prima voglio accusare un colpo per vedere quanto mi togli. Wow, avete visto? Avete visto i cuori che mi ha tolto? Me ne ha tolti almeno 6. Almeno 6. Tra l'altro i cuori che con tanta fatica ho mantenuto. Adesso andiamo a aumentare la difesa di livello 3. E vi faccio vedere, mi faccio ricolpire. Ehi, Lynel, vieni qua, colpiscimi. Bam! Oh, neanche un cuore intero, signori. Non so se avete visto. Adesso io lo fermo questo. Oh, che stavo dicendo? Che wow, si sta giocando con me. Ma vedete, ve lo dicevo che era un po' una bestia rara. Però adesso lo fermo qua. Bam, bravo. Perché intanto un po' di colpi a gratis li do. Adesso vedrete quanto riuscirò a togliergli. Con questa tripla combo sono riuscito a togliergli appena 120, 100. Troppo poco. Wow, contrattacco, ce la faccio a farlo, sì. Adesso ci mangeremo un pasto che al contrario aumenterà il mio attacco. Wow, wow, se me lo fai mangiare magari prima. Perché questo è uno aggressivo, ragazzo. Ragazzo è uno che non molla, eh. Wow, wow, mamma mia, per un pelo. Io continuo a schivare nel frattempo. La spada Zora mi si sta per rompere. Mamma mia, mi sto schivando proprio... in automatico ce l'ho. E mi si è rotta la spada. E visto che mi si è rotta la spada, ne approfitto per mangiare qualcosa che aumenti di moltissimo il mio attacco. Tipo questo di livello 3. Poi devo utilizzare un'altra arma. Questa attacco 50, ma me la vorrei tenere tipo per un boss o roba del genere. Un altro spadone di Zora. Ma ho anche un altro spadone Lynel, che è proprio quello suo. Utilizzeremo proprio lui. Wow, ci hai provato, eh? E che arco ho? Perché potrei avere proprio l'arco suo, che è l'arco Lynel. Questo spara 3 frecce insieme e guarda un po', te ne lancerò 3 bomba. Wow! L'ho schivato proprio al momento giusto. Incredibile. Che devi fare? Bam! Wow! Non gli ho fatto niente, sembra. Guardate, mi ha tolto un sacco di cuori perché non ho più la difesa. Non ho più la difesa alta, fammi pensare. Un attimino. Un attimino. Attacca. E la schiva precisa. Guardate, è infinito questo combattimento. Non riesco a fargli più di tanto comunque sia. Vediamo se riesco fermandolo così. Adesso perché lui si mette a sputare il fuoco pure. Ah, 908. Sta a 908. Ok, siamo arrivati a... Sono riuscito a togliergli 400 all'incirca. 400 con questa combo incredibile. Ritorniamo allo spadone Zora. C'ho anche lo spadone cavalieri, ma lo spadone Zora è più fico, quindi è più giusto usare lui. Oh, mi ha preso. Devo mangiare qualcosa o muoio. Utilizzerei un altro di questi, ma aumenta i cuori a 6.
questo di 7, questo di 12, perché come vedete io i pasti così li faccio in continuazione, sti pasti deliziosi, anche perché prima o poi tocca usarli, no? Eccolo. Aia, aia, mi ha fatto male, mamma. Riso con selvaggina rinforzante, basterà, mi sa di no. Oh, oh se, no, ho per sbaglio aumentato la mia silenziosità, che non sarà utile qui. Mi ha ricolpito, madre, perché? Basta, aumentiamo i miei cuori e riaumentiamo la difesa. No, non penso che... Fermo lì! Che diavolo, stai sempre a attaccare quando... Fatti colpire, se no ti devo fermare io da solo, eh. Guardate, sono riuscito a togliergli appena 50. Quindi con una combo, senza il potenziamento dell'attacco, riesco a togliergli 50. Con un contrattacco 100. No, 80 in realtà. Solo con un contrattacco... Solo 80! Solo 80. Dai, dammi un ultimo attacco. Mi sa che altri due attacchi mi servono. 88, 66. Vieni qua, dove vai? Vieni qua, avvicinati. Bam, zozzo. Ti piacciono le frecce bomba? Le frecce bomba. Adesso metto quelle normali. E lui è morto. E ecco spiegata l'importanza dei pasti all'incirca. Non so quanto ci sia riuscito. Freccia di ghiaccio! 20 frecce di ghiaccio, gratis proprio. La borsa degli archi è piena. In effetti ce n'ho già due di quegli archi. Ne ho già due di questi archi. Io direi di utilizzare questo. Però siccome questo un pochino l'ho consumatino. Il signor bambino qui. Qual è quello che ho consumato? Adesso non lo so. Questi due... sembrano essere stati utilizzati, quindi questo lo scartiamo e prendo quello nuovo, perché durerà un pochino di più, non molto di più. Stessa cosa si può fare con lo scudo, perché questo è stato usato un po'. No, qual è quello che è stato usato un po'? Nessuno. Fischia. Vabbè, questi due pezzi mi sa che dovrò lasciarli qui, tristemente. Se non sbaglio, proprio qui vicino ci dovrebbe essere anche uno di quei... guardate, quei mostri giganti, come si chiamano, non mi ricordo più. Potremmo approfittarne e uccidere uno di questi con, non so... Però non voglio sprecare altre armi, quasi quasi. Ma ci sono dei rospi! Guarda quanti rospi! I rospi aumentano la velocità di corsa nelle pozioni. Comunque, potrei ammazzare questo già che ci sono, però... Sai che facciamo? Vado lì, mi ci faccio un selfie per chiudere il video. Però speriamo che non si svegli, per carità. Fermati lì. Bello, questa posa mi piace moltissimo. Eccolo qua. Allora, facciamo una bella posa. Bene, polletti! Penso che questo sia più che sufficiente per questo video. Spero di avervi fatto compagnia, di essere stato utile a qualcuno, se così è stato. Non scordatevi di mostrare un bel po' d'amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Ricordatevi, l'extra fan vi vuole bene, vi mando un bel bacetto. Muah.